Ciao, buongiorno, come state? Tutto bene? Intanto Blusbaldo qua vicino a me che non mi lascia stare e vuole un po' di coccole. Facciamo il nostro post del nostro solito martedì, insomma di quello che ci siamo raccontati. Mamma, oggi eravate tantissimi, non so se per il tema o per cosa, ma insomma abbiamo veramente chiacchierato di tutto e di più, partendo dal fatto delle temperature meteorologiche che sapete, insomma io adoro sempre sapere anche un po' ogni tanto, insomma, in base ai luoghi dove abitate, insomma, qual è il tempo. Qui da me stanotte ha nevicato un pochettino, però poi è uscito il sole, quindi alla fine scioglierà quel po' di neve che c'è, ma il tutto, insomma, ci fa capire che effettivamente siamo in inverno e la stagione è questa, sicuramente per la neve. C'è chi, insomma, parlando quindi poi di tempo, di temperature. Come Davide ha detto, eh sì, però io insomma avrei voglia di tornare a così alle mie passioni, soprattutto quelle con il bel tempo, che sono passioni dovute un po' al fatto di scoprire luoghi, andare anche come fa mega naturista nel diciamo così sui fiumi e poi poterli vivere naturalmente in modo naturale. E io ho detto va bene, ma si può fare tutto questo, si può fare perché basta, insomma, andare a farsi magari una sciata piuttosto che una bella sauna e quindi poi una bella sauna, dopodiché andare immersi a camminare nella neve e praticamente prendendo quello che è il freddo che va fatto come stemperamento dopo la sauna, e in quel caso insomma si può vivere veramente la parte fredda in modo molto naturale. Quindi potreste comunque unire la passione lo stesso, diciamo così, anche in questo periodo un pochettino invernale. E poi che cosa abbiamo detto? Beh, abbiamo parlato anche di carnevale e chiedevamo anche ai nostri amici del carnevale, insomma, quanto soprattutto quelli del Brasile, quanto il carnevale fosse sentito, fosse importante. Ci è stato risposto, ci è stata detta anche che il carnevale in realtà inizierà la prossima settimana, ma c'è già un'anticipazione proprio in questi giorni, a partire proprio da oggi, dal 7 febbraio. E di carnevale poi ne abbiamo parlato anche del carnevale di Ivrea, il carnevale famoso con il lancio delle arance, in cui molto spesso si storce il naso per questo carnevale, ma in realtà si dice che le arance utilizzate siano quelle destinate al macero. Poi, se sia vero o non sia vero, questo insomma, bisognerebbe un attimino andare a Ivrea e capirlo. Tant'è che qualcuno, Roico, se non sbaglio, mi ha detto: ma perché non organizzi un'intervista con gli organizzatori proprio del carnevale per scoprire effettivamente queste cose al di là della storia del carnevale stesso di Ivrea e così darci anche delle risposte, al che è uscita fuori benissimo. Posso metterla in cantiere, quindi organizzare il tutto, e a questo punto ho lanciato l'idea di mandarmi anche una mail a imcalibuno@libero.it di diciamo così possibili interviste che vi piacerebbe che io realizzassi su argomenti che vi possono interessare, quindi andare un po' a diciamo così a raccontare questi argomenti e magari sfatare anche qualche mito. Potrebbe essere un'idea che me le organizzo anche al martedì mattina, in modo che voi possiate direttamente interagire e magari fare anche voi stessi, come si dice, diciamo così, le domande. E poi siamo passati anche dal fatto di ascoltare musica particolare, proprio legata al carnevale. Mega Naturista ci ha così lanciato l'idea di ascoltare un brano di Caterina Caselli, che si chiama proprio Il Carnevale, del 1968, se non ricordo male, insomma qualcosa del genere, e siamo andati ad ascoltarlo. Dopodiché anche Mega Naturista, insomma, nell'ambito, diciamo così, delle canzoni che possono essere colonne sonore anche del Carnevale, ci ha lanciato lì un brano di Den Eye legato alla scimmia, a scimmia perché insomma come abbiamo detto, questo è il mio portafortuna che ha le cuffie, ecco, ha la maglietta con le cuffie, Mats, così si chiama la scimmietta,
che in realtà è una scimmietta della Kipling, e mi manca la borsa, devo andare a comprare la borsa, in realtà c'ho solo la scimmietta, e quindi da lì è nata anche l'idea di far ascoltare, dicevamo così, questo brano. Un brano molto interessante che non conoscevo e che mi ha fatto piacere comunque riproporre, così come è stato passato anche, se vogliamo, il brano dedicato alle sciogli le trecce ai cavalli, ovvero balla, la canzone di Umberto Balsamo, che anche questa è stata, secondo me, una colonna sonora, insomma, dei nostri diciamo così carnevali, o meglio feste in maschera, perché si è parlato anche di feste in maschera, che ormai noi non avendo più l'età di festeggiare il carnevale come i bambini, ci piacerebbe però andare a qualche festa in maschera magari molto bella, tipo quelle che ci sono ad esempio a Venezia, perché no, o ancora insomma ad altri carnevali come anche quelle di Viareggio, dove poi si vanno a vedere anche questi carri che sono delle vere e opere d'arte. Dopodiché, che cosa abbiamo ancora raccontato? Quindi abbiamo fatto un salto anche in queste canzoni un po' particolari. Mi è stato anche suggerito da Simon la canzone, forse più che altro strumentale, legata al Carnevale degli Animali, che non conoscevo, forse ai tempi magari l'ho anche sentita, ma devo andarmela a riascoltare. E poi naturalmente abbiamo chiuso parlando anche del Festival di Sanremo, perché sì, questa sera parte una nuova edizione del Festival di Sanremo, quindi, come dicevo, tutti davanti seduti sul divano a guardare il Festival di Sanremo, almeno chi lo guarderà, e potrà essere un argomento di martedì prossimo, capire anche un po' se è piaciuto o meno il festival e tutto quello che è stato di contorno, senza dimenticare che martedì prossimo sarà San Valentino, quindi parleremo anche di San Valentino, festeggeremo anche il San Valentino, perché così deve essere, una festa degli innamorati. Noi siamo innamorati della vita, siamo innamorati della musica, siamo innamorati un po' di tutto, quindi va benissimo anche questo. Non mi resta che salutarvi, scusate se non ho letto tantissimo oggi di quello che mi avete, di cui abbiamo parlato e quello che mi avete detto, perché purtroppo ho dimenticato gli occhiali a casa e sono veramente ciecata, quindi vado, diciamo così, a ricordo oggi. Spero di non aver dimenticato niente e nessuno, comunque sia grazie come sempre per essere stati con me. Come sempre vi ricordo, insomma, iemmacalibuno@libero.it, dove potermi scrivere. Con calma rispondo, perché Libero, insomma, aveva avuto il suo blackout, e alla sera, qua, prima di andare a dormire, riesco a rispondere, quindi ci metto un po' perché ne ho tante a cui rispondere, ma risponderò. Mandatemi i temi su cui vorreste che appunto facessi qualche intervista, o comunque temi da trattare nei nostri martedì mattina. Con questo io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro una buona giornata. E chiedo anche scusa, insomma, se la diretta è stata bloccata, ma come sempre ogni tanto capita questioni di copyright. Un bacio, ci vediamo martedì prossimo, mi raccomando, Sanremo, San Valentino, sempre con esse, ma parleremo anche di altro, promesso. Ciao, un bacio, ciao.